Arte e poesia si incontrano e ne nasce un volumetto che fonde i versi con l'arte pittorica. Incontri è per l'appunto il titolo del volumetto ed Elena Saviano ne è l'autrice. Ogni poesia è accompagnata da quadri e pitture selezionate da Nicolò Bonacasa. L'accostamento alle immagini arricchisce l'opera, amplificando la forza evocativa dei versi e suggerisce altri accostamenti. Alcuni registi, ha dichiarato Gregorio Napoli, critico cinematografico, hanno capito che non basta solo descrivere, ma che ci vuole anche la consapevolezza che l'immagine induce nella coscienza degli spettatori. Il volume della Saviano è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Crociferi. L'incontro felice di una proposta fatta dall'amico Lucio Bonacasa, che è presente quest'oggi alla presentazione, ed è un incontro tra il verso poetico e la pittura in tutte le sue sfaccettature. Tra l'altro ci tengo a dire che le poesie non sono state scritte sui quadri, ma sono opere di pittori di eccellenza e squisita fama, come Cascella, Fiume, Giambecchina, Collini ed altri, e parlano tra loro. La poesia è poco letta perché purtroppo oggi siamo costretti alla freneticità del vivere quotidiano. Leggere la poesia ha bisogno di momenti di assoluta concentrazione, di silenzio, del rispetto stesso della parola, del verso che viene scritto.